Buonasera amici di Sportland dallo Sport Promotion Comasina, dove è tutto pronto per la finale della Coppa Primavera Over 35 calcio 7 di fronte El Puma Team e Real Milano. Vediamo chi avrà la meglio. Parte Stefano Bazzo col destro, c'è la grande risposta in calcio d'angolo di Benigni. Si libera di un avversario, ne passa un altro, tiene botta Pullanova, in porta col destro, palla alta non di molto. Terre al Milano con Boaventura che porta palla, c'è l'Arboaventura col destro, palo pieno, che occasione! Con una bella finta si libera di un avversario, poi crossa dentro, Pullano controlla, va giù, attenzione! Ancora Pullano dal dischetto, va Pullano, angola benissimo! Tira il Milano, il pallone verso Pullano, anticipato, poi Bergamini ancora col destro! Dubla sul punto di battuta, sulla testa, e c'è lo strepitoso intervento di Benigni che mette il calcio d'angolo. Il calcio d'angolo battuto, la palla resta lì, Mancino ancora strepitoso, Benigni. Boaventura col destro! Fuori di nulla. Attenzione Boaventura, grande giocata! Ne salta uno, ne salta un altro, è dentro l'area col bacino! Corradini coi piedi, riesce a deviare. Poi appoggia sulla fascia. Per arrivare alla conclusione con il mancino che si stampa sul palo. La Polenghi. E la palla va in porta ed è gol! 1-1. Polenghi dalla distanza, questa volta non perdona. Tanto campo, tocco dentro, colpo di testa che incredibilmente beffa il portiere. Ed è il Puma Team che ribalta la partita. Attenzione, siamo dentro l'area col mancino, palo! Sì, Maderna col destro e la palla incredibilmente finisce in rete rimpallando sul compagno. 3-1. Dunque attenzione Maderna, ce l'ha sul destro! Ed è il 4-1! Super gol di Maderna! Attenzione contropiede. Tocca dentro per Fumarola che può chiuderla col destro, Benigni. Fumarola. Non c'è più tempo, finisce qui, finisce col trionfo di El Puma Team che vince 4-1 e con questa la Coppa Primavera Over 35. La Coppa di noi due perché abbiamo un massimo. Allora, siamo qua col presidente, giocatore, dirigente, insomma, tutto. È il Puma Team in persona praticamente. Esatto, bravissimo. Il signor Fumarola, ti senti ancora un ragazzino, diciamoci la verità. Quando sei entrato ti ho visto ancora una volta scattare, lamentarti con l'arbitro perché non ti ha fatto finire l'azione. Certo, sono qua per giocare, il nostro scopo è divertirci e giocare. Sono 21 anni che ho la squadra e abbiamo ricominciato dopo il lockdown vincendo il torneo dove abbiamo finito vincendo la Coppa di Natale, quindi no, la Champions, scusa. Quindi abbiamo finito vincendo, abbiamo ripreso vincendo, la cosa ci soddisfa moltissimo, siamo contenti. Infatti adesso andremo a fare anche l'Open, anche se noi siamo vecchietti, ma per divertirci. Esatto, diciamo ci voleva dopo tutto questo periodo condensato di tante brutte cose, tornare a giocare a calcio, a divertirsi, a fare gruppo, a fare squadra. Voi siete sempre i soliti, si vede. Nonostante tutto questo periodo riuscite ancora a trovare la forza di giocare così, giusto per divertirvi. E poi comunque alla fine i risultati arrivano sempre, in qualche modo, passando anche l'età non migliorate, come il vino, no? No, cioè, certo. Più invecchia più si migliora. Hai detto bene, noi la prima cosa, noi siamo una squadra di amici, che secondo me è la forza in più. Sono tanti anni e bene o male siamo più del 50%, siamo i vecchi di 20 anni fa e la nostra forza è anche il gruppo. Stasera siamo anche in tanti perché comunque abbiamo anche l'età 45-50 anni, però la nostra forza è soprattutto perché siamo un gruppo e siamo amici e la base è quella. E poi c'è tanta voglia di divertirsi, chiaramente veniamo anche per vincere, perché sennò perché devi nasconderlo? Cioè fai i tornei anche per vincerli. Assolutamente, abbiamo visto anche nel finale l'abbraccio con tutti quelli di Real Milano, comunque un clima veramente bello, di festa, alla fine è questo che doveva essere, è questo che è stato. Vi portate a casa voi il vostro trofeo, però diciamo ha vinto anche lo sport oggi. Assolutamente, a parte noi conosciamo anche i ragazzi, con molti siamo anche amici,
peccato per come è andata un po' la partita, perché poteva essere più tranquilla, però ci sta l'agonismo, poi ti fa un attimino perdere la testa, però alla fine è andata bene, dai. Poi per noi abbiamo vinto, quindi ancora meglio. Grande, grazie. Grazie Presidente, ciao. Complimenti. Grazie. Ciao, ciao.